Pero un extranjero que vive aquí, o sea, si te paras un poco y vives en un sitio, para mí, no, ya no eres un extranjero, eres pues alguien que está viviendo la vita in algún sitio. Non voglio dire per me non esistono gli stranieri, perché per me è straniero chiunque, cioè l'altro, può essere straniero anche mio fratello a volte, o una persona che incontro per strada o anche i miei amici. Vedo come straniero per me è qualcosa, qualcuno, una persona da scoprire, che ha tante potenzialità, ha una ricchezza immensa che io ancora non conosco. Non esiste secondo me il concetto di straniero perché io mi sono sempre sentita straniera ovunque e di conseguenza nel momento in cui ti senti straniera ovunque a un certo punto proprio ti rendi conto del fatto che forse non sei tu che sei straniero, ma è che non esiste il concetto di straniero perché siamo tutti stranieri alla fine. Non mi sento straniera. Nunca mi sento straniera. In casa in nessun sito, anche voi, mi sento straniera. Molto probabilmente più si viaggia, più il concetto di straniero diventa relativo. Cambia molto probabilmente anche in base a che posti visitiamo. Penso di aver viaggiato ormai talmente tanto che per me l'idea di straniero non esiste praticamente più. Il compagnerismo, l'antirassismo sempre, non so, tratar de inculcarle a mis amigos pues todo este a ser un poco más abiertos culturalmente. Son valores que vas ganando cuando te puedes mover por ahí. Pero bueno, yo creo que llegará el momento en que se puede. Per me i cittadini europei non sono stranieri in Europa. Ovviamente adesso si pone la questione se i non europei per me sono stranieri e non lo so. Incrociamo persone di tutto il mondo, non solo europee. E secondo me se qualcuno vuole essere percepito come straniero, allora diventa straniero. Ma straniero secondo me dipende da chi lo è e chi lo guarda. Ti puoi sentire straniero come puoi percepire altri stranieri, ma secondo me è più un fattore mentale che un fattore geopolitico. Forse lo straniero è più una sensazione che si prova ormai dentro, più che una definizione che danno gli altri. Trovo che sia la mancanza di conoscenza dell'estraneo che crea paura e quindi la conoscenza è l'unica cura. Penso che appunto chiudersi sia appunto il chiudersi la cosa di cui bisogna avere paura, non tanto l'aprirsi. Nel chiudersi non c'è soluzione. Intento non tener prejuicios con nadie. Entonces, si hombre de mediana edad, piel oscura, gente que igual cambiaba de acera porque tiene miedo, yo intento no dejarme llevar por esos prejuicios porque al final, si vamos así por la vida, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué hacemos? Pues creamos prejuicios, creamos miedos, creamos odio, creamos odio. When you teach hate to your children, they're going to learn to hate others. When you teach hate to your students, they're going to continue hating whatever they have been taught. So education is definitely one of the biggest parts of hating one another. Dal nostro punto di vista, noi accogliamo delle persone con una cultura diversa e dal punto di vista di noi che le accogliamo, noi però abbiamo una cultura da difendere verso questo straniero che invece importa nel nostro paese una cultura diversa. E questo fa sì che diventi secondo me più forte la parola accettazione, tolleranza, che non invece diciamo l'incontro tra queste culture. L'incontro alla fine è un abbraccio, è un abbraccio di due culture, di due persone, di due vite, eccetera. L'integrazione adesso viene vista un po' come o una mancanza o un dovere, cioè tu arrivi e ti devi integrare, però magari io non faccio niente perché tu ti integri. Diciamo che c'è un aspetto che non mi piace tanto della parola integrazione perché c'è un movimento unilaterale, cioè le persone vengono per esempio in Italia e si devono integrare agli italiani. La parola incontro per esempio mi piace molto di più perché sono proprio due direzioni. Trovare un punto di contatto, però entrambi fare un percorso e arrivare a un punto comune. Prima incontro e poi integrazione.
due si incontrano, vedono, si rendono conto delle differenze e poi si integrano. So if you bring a group of foreigners together and have them stay together for 10 days and try to make them get along, it is very difficult, but at the same time I feel like work is something you can connect well with others. While you work, you can laugh, make jokes, but at the same time get stuff done, because when you're doing work, you all have one goal, which is to finish the work. And I realized that if we all have the same goal, it was easier for us to connect with one another, it was easier for us to get close with one another.